Quando il presidente della regione Giovanni Toti ha presentato ufficialmente il traghetto ormeggiato nel porto di Genova, messo a disposizione da grandi navi veloci per ospitare le persone in convalescenza e quarantena da coronavirus, ha parlato di un affitto simbolico di un euro al giorno. Ora però emergono le stime reali dei costi che la regione dovrà anticipare in attesa del rimborso da parte della Protezione Civile Nazionale. E le cifre sono ben distanti dall'euro al giorno simbolico. Si parla infatti di oltre 800.000 euro al mese, ai quali si devono aggiungere le spese per gli stipendi del personale sanitario. La nave ospedale, se così la si vuol definire, soltanto per il carburante ha un costo previsto di oltre 160.000 euro al mese, cui si devono sommare quasi 300.000 euro di stipendi per l'equipaggio, i pasti, i costi portuali e altre spese accessorie. Al momento il contratto siglato dalla regione con grandi navi veloci prevede il noleggio del traghetto fino al 3 maggio, con possibilità di proroga che appare praticamente scontata, per una previsione di spesa di 1.300.000 euro. Il direttore generale dell'ASL Luigi Bottaro ha evidenziato che i costi riguardano le stime fatte, ma che molto probabilmente la spesa reale sarà attorno ai 700.000 euro, una cifra che in ogni caso è ben distante dal famoso euro al giorno simbolico annunciato da Toti un mese fa. Da considerare poi che attualmente su una capienza di 300 posti ne sono stati sfruttati al massimo una cinquantina. I dubbi sulla funzionalità e convenienza di tale scelta appaiono quindi più che leciti, soprattutto se si considera che in molte regioni per le convalescenze ci si è orientati verso le strutture alberghiere con costi decisamente più contenuti. La cassa integrazione straordinaria deve essere riconosciuta anche agli artigiani che non sono iscritti all'EBLIG, l'ente bilaterale, quindi possibile presentare domanda per l'assegno di integrazione salariale al Fondo Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, anche se non ci si è iscritti e non si ha alcuna intenzione di procedere all'iscrizione nemmeno in seguito. Lo ha stabilito un decreto monocratico del presidente della terza sezione quater del TAR del Lazio, Riccardo Savoia, nell'accogliere un ricorso presentato da un odontotecnico della provincia di Ragusa, che aveva fatto richiesta di cassa integrazione per i suoi 14 dipendenti e si era sentito rispondere che la sua richiesta avrebbe potuto essere accolta soltanto dopo che avesse provveduto a regolarizzare l'iscrizione all'EBLIG con il pagamento della relativa quota associativa. L'EBLIG addirittura chiedeva il versamento delle quote contributive dei 3 anni precedenti, concedendo la rateizzazione dei pagamenti fino al 2023. Il giudice del TAR si è basato sul fatto che il decreto legislativo dello scorso 17 marzo, contenente i provvedimenti straordinari per l'emergenza coronavirus, ha concesso la cassa integrazione a tutte le categorie, artigiani compresi, senza altre prescrizioni e dunque senza subordinare la concessione della stessa all'iscrizione all'ente bilaterale EBLIG. La sentenza del TAR del Lazio ha già spinto alcuni parlamentari a chiedere un emendamento al cosiddetto decreto Cura Italia per stabilire in modo netto l'esclusione del requisito dell'iscrizione all'EBLIG per l'accesso al trattamento dell'assegno ordinario per le aziende artigiane. Presidente Abbo, purtroppo sappiamo bene il nostro territorio quanto sia fragile, abbiamo visto tanti esempi di difficoltà, sappiamo anche che avete più di 800 e passa chilometri di strade provinciali a cui pensare, fra queste c'è anche quella che porta a Mendatica. È già passato tanto tempo, questa strada è chiusa, bisogna fare un giro fino da Cosio d'Arroscia per arrivare a Mendatica, insomma non è una questione semplice. C'è speranza che si vedano delle ruspe al lavoro per ripristinare questa via e se sì più o meno quando? Sì, c'è la progettazione che è pronta. Noi abbiamo un problema solo di carattere, diciamo, giuridico, se vogliamo, che è quello dell'approvazione del bilancio. Perché dopo aver approvato il bilancio partiamo con la gara e poi partiamo con i lavori. E la buona notizia è che gli uffici finanziari stanno predisponendo il documento e quindi penso che sia oramai questione di 15-20 giorni dovremmo arrivare all'approvazione del bilancio. Approvando il bilancio poi facciamo la gara. Direi che non ci sono quindi problemi dal punto di vista temporale.
totale, perché in questo periodo allestiremo la gara e quindi poi la manderemo ovviamente ufficialmente nel momento in cui abbiamo l'approvazione del documento contabile. Pertanto io ritengo che poi fra i lavori e tutto ci vorranno circa 2 mesi di tempo, quindi quest'estate il comune di Mendatica potrà avere questo collegamento. È un problema spinoso, molto sentito, con Pelassa ci parliamo spesso, era preoccupato. Poi c'è stata la vicenda coronavirus che per certi aspetti ha anche frenato, se vogliamo, le loro esigenze, che loro erano preoccupati soprattutto per l'estate, per la stagione estiva, che non sappiamo oggi dal punto di vista turistico quale valenza potrà avere. Però è evidente che al di là di quello c'è comunque oramai la necessità di fare in modo che questa comunità, che questo comune sia collegato normalmente, perché ricordiamoci che adesso non è isolato, però come lei giustamente citava poc'anzi, si deve fare un giro molto più lungo e molto tortuoso. È un territorio che già purtroppo ha pagato lo scotto nel recente passato della fragilità idrogeologica, quindi indubbiamente merita attenzione, sostegno particolare. Poi adesso lei giustamente dice chissà che estate, che stagione avremo, se ce l'avremo veramente, ma sarebbe già bello potersi spostare almeno chi è nel territorio, anche le seconde case, cercare di far rivivere almeno quel minimo possibile, perché altrimenti diventa veramente poi difficile, molto molto difficile, molto pesante ripartire. Sì, è vero, ma in questo io voglio anche così spezzare una lancia in positivo, perché in questo momento, che è un momento particolarmente difficile di negatività, io penso che quando ci sarà un ritorno alla normalità, che mi auspico sia prima possibile, penso che questi paesi dell'entroterra, Mendatica in particolare, fra l'altro c'è il Parco Avventure, anche delle strutture che possono essere utilizzate all'aperto, quindi con spazi liberi, io penso che, spero che i nostri paesi, i nostri bei borghi dell'entroterra abbiano qualche possibilità in più rispetto al passato, perché non penso che la gente potrà ammassarsi più di tanto sulle spiagge, per quanto sarà o non sarà possibile. Quindi vorrei che insomma si cogliesse anche l'occasione per riscoprire di più i nostri paesi, dove non c'è un problema di assemblamento, non c'è un problema di stare troppo vicini. Io da questo punto di vista sono abbastanza fiducioso, ecco, penso in una rinascita dell'entroterra o comunque in qualcosa di più positivo di quello che possiamo pensare in questo momento, che come abbiamo visto è un momento veramente di scoramento. Nell'ultimo mese è nato un movimento molto importante, Insieme si vince. Sono tutti i gestori liguri di impianti natatori. Stiamo parlando di 47 associazioni sportive, oltre 100 piscine, quasi 6.000 collaboratori e dipendenti, oltre 250.000 tra frequentatori e soci degli impianti sportivi. È una realtà fondamentale della nostra Liguria. L'obiettivo è quello, in questo momento così difficoltoso, di mettere insieme le risorse e le competenze di ognuno di noi, in un momento così tragico come quello che stiamo vivendo. Vogliamo essere un supporto della pubblica amministrazione attraverso le nostre conoscenze, attraverso il nostro mondo, il mondo dello sport. Un mondo che in qualche maniera ci rappresenta tutto tondo. Dentro i nostri impianti sportivi, quotidianamente noi accogliamo diversamente abili, le scuole gratuitamente, gli alunni delle scuole gratuitamente, tutto il mondo degli anziani e tutta una serie di atleti e di cittadini liguri che ogni giorno frequentano le nostre vasche, i nostri impianti sportivi. È un obiettivo fondamentale nella ripartenza di poter offrire un servizio, quello dell'attività sportiva, che come tutti ben sappiamo significa salute. Un cittadino che fa attività sportiva ha le difese immunitarie più alte e quindi è un cittadino più sano e migliore. In questo senso, Insieme si vince, tutti gli altri amici gestori di impianti sportivi natatori si sono uniti e vogliono assolutamente garantire e continuare a dare un servizio fondamentale in Liguria ed in Italia. Mm.
sognato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. Un partigiano portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, bella ciao, partigiano, bella ciao. Domani l'Italia Democratica ricorda la liberazione avvenuta il 25 aprile del 1945. Liberazione dalla dittatura nazifascista che costò all'Europa milioni e milioni di morti. Come ogni anno riaffiora la polemica, l'assurda tiritera dei figlioci di Mussolini che con ogni scusa vorrebbero convincerci che questa data gloriosa del nostro paese deve finire nell'oblio. La voglia di autoritarismo di un solo uomo al comando, dei pieni poteri per poter distruggere quello che i nostri padri, i nostri nonni hanno costruito, pagando a caro prezzo, fatto di guerre, senza logica, per costruire un impero di carta al solo scopo di saziare la megalomania di Mussolini e di Hitler. Domani sarà una ricorrenza diversa, un 25 aprile anomalo causato dalla pandemia, dal nemico invisibile. Ma ugualmente gli antifascisti, democratici, difensori di questa democrazia che purtroppo appare sempre più debole, dovranno far sentire la loro voce per far capire che la resistenza continua sia contro il virus maledetto che contro coloro che vorrebbero riportarci al triste passato. Chi sventola rosari, difende la famiglia e le forze dell'ordine, forse non sa che tanti preti, tante suore sono stati uccisi, tanti padri, madri, bambini sono stati trucidati, che centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, oltre che a migliaia di soldati, sono morti per aver scelto di combattere per la libertà, per liberare l'Italia. Anche loro partigiani contro le nefandezze della dittatura. Buon 25 aprile a tutti.
presidente federale Gabriele Gravina, nella giornata di giovedì 23 aprile, ha adottato una delibera che estende al 2 agosto i termini per la conclusione della stagione sportiva 2019-2020, fino ad ora previsti per il 30 giugno. Questa la nota della Federcalcio. Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 2020-2021. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento. A dichiararlo in una nota il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: siamo soddisfatti del costante confronto che stiamo avendo col ministro per lo sport, ma anche con quelli della salute, dell'economia e delle finanze. I campionati nazionali devono finire entro il 3 agosto. Questo è l'ordine che arriva dalla UEFA dopo il meeting in videoconferenza. Ora le 55 federazioni avranno tempo fino al 27 maggio per presentare i piani dei singoli campionati. Il massimo organo del calcio europeo ha come obiettivo quello di far giocare tutte le partite di campionato. L'alternativa sarebbe quella di adottare un piano che preveda formule ridotte con la chiusura anticipata del torneo, come play-off, play-out o spareggi. Le federazioni, nel caso in cui i campionati non venissero portati a termine, dovranno inviare l'elenco delle squadre qualificate alle prossime coppe europee. È scontro tra la Lega di Serie A e Sky. La richiesta di sconto inviata dalla TV con sede a Milano è stata ritenuta inopportuna. Una netta presa di posizione dei club che di fatto ha messo fine al dialogo tra le parti. Sky cerca di lavorare allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente utile, ma la porta della Lega rimane chiusa. Questo significa che la prossima e ultima rata dei diritti televisivi, di 233 milioni tra Sky, DAZN e IMG, dovrà essere pagata entro la regolare scadenza del 1 maggio. In caso contrario, potrebbero scattare le ingiunzioni di pagamento. Durante un'intervista a Sky Sport, il presidente dell'ACI e vicepresidente della FIA, Angelo Sticchi Damiani, ha parlato del futuro del campionato 2020 di Formula 1, costretto allo stop a causa della pandemia di coronavirus. La situazione è complessa, anche perché non abbiamo certezze, ci si muove a vista. Oggi c'è in programma di realizzare dal 4 luglio al mese di agosto i Gran Premi europei, poi a seguire ci sarà quello di Monza, poi si andrà in Oriente, ma parlare di certezze non è semplice, ha affermato Sticchi Damiani. La prospettiva è quindi quella di un calendario accorciato e a porte chiuse, scenario che non piace a molti addetti al settore, ma che, secondo il numero uno dell'ACI, è inevitabile. Il pubblico è molto importante perché gli introiti vanno agli organizzatori, ma qui si doveva scegliere di non fare il mondiale nel 2020 o di arrivare almeno al minimo di 15 gare necessario per ottenere diritti televisivi e quindi cercare di mantenere in piedi il sistema, soprattutto per quel che riguarda i team più piccoli. La scelta è stata quindi quella di tentare di organizzare almeno 15 gare, ha spiegato Sticchi Damiani.